Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovo Get Ready With Me a tema. Amiche mie, oggi nel mentre che ci trucchiamo insieme, appunto affronteremo un tema che avete scelto voi su Instagram. Per chi non conoscesse questo format, lo ripeto sempre, questa è la terza puntata. Praticamente in questi Get Ready With Me a tema io mi preparo, il focus non è il trucco, bensì il racconto che c'è da sotto, perché parliamo di un tema. Ho già affrontato il tema dell'amore e il tema appunto della dieta, di come ho perso 11 kg, e oggi affronteremo quello dell'amicizia. Come faccio appunto ad affrontare questi temi? Rispondendo alle vostre domande su Instagram. Mi lasciate delle curiosità, io nel mentre appunto penso anche a degli aneddoti che mi sono successe, vi aiuto nel caso qualcuno mi avesse chiesto dei consigli. Avrei altre idee per altri Get Ready With Me a tema, ma anche le vostre idee sono molto importanti, essendo che guardate il video, quindi lasciatemi delle idee per i prossimi Get Ready With Me a tema. Di che tema posso parlare? Vi ho lasciato un box delle domande come sempre e andremo a rispondere appunto a quelle più gettonate. Come sempre cercherò di rispondere a più persone possibili. È sempre una full face molto tranquilla perché ad esempio oggi devo andare a lavorare da Bio Boutique e devo registrare altri contenuti. Partiamo dal fatto che ho applicato appunto il correttore, questo qui di Maybelline, colorazione 01, il cancella età Instant Anti-Age, e questo correttore mi piace un sacco perché copre ma rimane leggero, si autofissa, però non secca in maniera eccessiva il contorno occhi. Giusto per riformare un po', ho applicato anche la Skin Tint, questa qui di Essence, che ha l'SPF 30. Essendo che fuori fa molto caldo, dobbiamo proteggere il viso dal sole. I capelli sono un po' da pazza, non fateci caso, dopo appunto vado a fare una piega, perché li ho lavati ma li ho asciugati un po' alla cavolo. Ho aggiunto altre forcine perché mi davano fastidio i capelli sul viso. Iniziamo con la prima domanda. Da Izzanna Caruso. Hai mai fatto una pazzia per amicizia? Ti adoro un sacco e ti stimo tantissimo. Un bacio enorme, grazie mille. Una pazzia per amicizia. Ma devo dire che di base sono una persona molto razionale, cioè nel senso sì, anche io faccio delle cose ovviamente dettate dall'impulso, ma in generale sono una persona comunque abbastanza razionale, non ho mai fatto pazzie, ma neanche per amore. Di conseguenza ti dico la verità. Ci sto pensando, ma non mi viene in mente nulla. Non sono una persona dei gesti esagerati, ma per il fatto che io ci sono sempre come amica, cioè sono sempre presente, dimostro il mio bene attraverso i fatti. Quindi non è che faccio chissà quali pazzie per amicizia, per dimostrare chissà cosa a qualcuno. Semplicemente io ci sono, H24, sempre, se è un problema, io sarò pronta a consolarti e a starti vicino. Non mi viene niente in mente, sicuramente qualche pazzia, ma comunque molto nel limite, ecco, l'ho fatta, soprattutto quando ero più piccola, però adesso non mi viene in mente. Eli Fond, sei mai stata delusa da una tua amica? Se sì, come ti sei comportata? L'hai perdonata? Sì, mi è capitato più volte di essere delusa dalle amiche, non mi è successo una sola volta, ma più e più volte. Ci sono delle volte che ho cercato di chiudere un occhio, non sono una persona che chiude, boom, subito un'amicizia, io ci penso tanto, do tante occasioni, però nel momento in cui vedo che quella persona continua a deludermi e non riesco più a trovare nessuno stimolo per perdonare quella persona, mi sento quasi a disagio, diciamo, al suo fianco, proprio perché so che ci sono dei conti in sospeso. Oddio, mi è volato tutto il blush addosso. Proprio perché so che ci sono dei conti in sospeso o delle cose che insomma mi hanno fatto dubitare della fiducia di quella persona, allora io preferisco chiudere per evitare prese in giro, sia nei miei confronti, perché so che quella persona, se fa determinati sbagli, ci tiene a me, ma neanche così tanto, sia perché a me le amicizie a convenienza e quelle cose finte giusto per non mi piacciono. Di conseguenza preferisco chiudere quando una cosa non mi va più a genio. Ripeto, non è che io boom chiudo tutto da un minuto all'altro, Non sono così, io do tante occasioni, ci rifletto tantissimo, però se vedo che purtroppo la storia non cambia e quella persona non mi dà le giuste dimostrazioni, poi rivela anche quanto è importante l'amicizia, allora io preferisco tagliare i ponti, perché per me l'amico, come anche il fidanzato, sono ovviamente delle persone importantissime, ma è sempre un qualcosa in più nel momento in cui tu mi deludi, mi fai stare male, pure parli male di me, insomma fai delle cose che non mi piacciono, io non vedo perché debba per forza essere un'amica di una persona che non mi apprezza al 100%. Cioè, sinceramente, a questo punto preferisco stare da sola. Chiara Saracino, hai mai notato episodi di gelosia da parte di colleghi del mondo universitario e non? Sì, tantissimo. Soprattutto non tanto a livello di oddio, come bella la tua vita, ma oddio, e quanto hai preso tu? Ma io ho preso così, io sono più bravo di te. Oppure, quanto hai preso? 25? Ah, io 27. Cioè, sì, assolutamente.
a livello universitario ho visto che c'è tanta, ma non è neanche invidia, ma proprio competizione, ma neanche sana, perché poi quello che a me fa molto ridere, ne parlo spesso con alcuni miei compagni di università in merito a questo argomento, è che il pezzo di carta l'avremmo tutti quanti. Sì, ok, magari tu avrai un voto più alto, ma nella vita nessuno ti chiederà il voto della tua laurea. Ti chiederanno: sei laureato? Sì, in che cosa? In farmacia, in economia, in giurisprudenza, eccetera. Non è che ti dicono: e quanto hai preso? E anche ovviamente da un punto di vista lavorativo non vuoi fare dei concorsi pubblici, allora lì conta un po' di più il tuo voto. Fa un caldo, vi giuro che c'è nel condizionatore. Sara Nicosia 4, Nicosia, non lo so, scusami. Si fa perdonare la tua migliore amica dopo che ti ha tradita tante volte? Innanzitutto dipende da cosa intendi tu per tradimento. Tradito nel senso che ha tradito la tua fiducia, tradito nel senso che ha parlato male di te, tradito nel senso che ti ha detto delle cose che ti hanno fatto soffrire. Dipende. Se ti ha tradita però tante tante volte vuol dire che questa persona non è la tua migliore amica. Le migliori amiche non fanno questo, le migliori amiche si sostengono, si vogliono bene quasi come se fossero sorelle, perciò si chiama migliore amica e non amica. Se fosse solo un'amica posso capire che ti possa facilmente deluderti, però se è la tua migliore amica vuol dire che lei è la migliore di tutti, cioè che è il tuo braccio destro, quindi se fa queste cose uno vuol dire che non è la tua migliore amica. E due, vuol dire che è invidiosa di te o comunque ha un conto in sospeso con te. E se tu, appunto, è proprio quello che dicevo prima, hai provato a dare tante possibilità, però hai visto che dall'altra parte non c'è nulla da fare, chiudi. Tutti quanti riusciamo a stare da soli nella vita, non dobbiamo per forza stare in compagnia di qualcuno. Sicuramente avrai altre amicizie con cui stare, potrai conoscere tante altre persone che sicuramente ti potranno trattare meglio. Quindi non pensare: oddio, se io smetto di essere amica a questa persona, poi rimango da sola, perché a parte che nessuno di noi è solo. Uno, perché di base uno deve arrivare alla consapevolezza che da soli ci bastiamo. Però poi sicuramente essendo ragazzi è ancora più facile fare amicizia con altre persone e poter stringere rapporti che, boh, magari saranno anche più sinceri. Quindi secondo me come si fa a perdonare? Basta. Non è che il perdono è illimitato, cioè bisogna avere una misura in equilibrio anche del perdono. Non è che uno ti può far soffrire e poi perdonare un milione di volte. Io ti consiglio, arrivato a questo punto, proprio perché mi hai scritto tante tante volte, ti ha tradito, di lasciarla dov'è. Una persona deve meritarsi la tua amicizia, deve coltivare la tua amicizia, non è che può prenderla e gettarla così. La bionda, non so se è invidiosa di me o no, come posso farla capire? PS, sei bellissima. Grazie mille. Allora, come riesci a capire se una persona è invidiosa di te? Lo riesci a capire perché vedi che ti guarda un po' dall'alto in basso, vedi che ti fa un po' i commentini, quando, non so, gli mandi la foto di come sei vestita, non ti fai complimenti, ma dice: non lo so, con quel fare un po' antipatico, perché una cosa è dire: guarda, secondo me c'è qualcosa che ti valorizza meglio, prova quest'altro vestito. Una cosa è risponderti in modo maleducato o comunque buttarti sempre giù e i tuoi capelli non mi piacciono e come ti trucchi non ti piace, come ti vesti non ti piace, e secondo me questo difetto, secondo me quell'altro. Qui, secondo me, non è più essere amiche, vuol dire che quella persona è invidiosa di te e quindi cerca in tutti i modi di buttarti giù. Non è una cosa che fanno le migliori amiche. Emma.Nuela, come affronti la separazione da amiche che prima erano tutte e ora nemmeno vi salutate? Questa è una bellissima domanda. Come l'affronto? Innanzitutto, come vi ho detto, io sono una persona molto razionale, cioè sì, sono anche di cuore, ma sono tanto razionale, cioè in me la parte che ragiona maggiormente è il cervello. Io vado sempre faccio sempre quello che mi dice il cervello. Ovviamente, ripeto, ascolto anche il mio cuore, le mie sensazioni, quanto io sto bene, quindi anche le mie emozioni. Mi piace guardare i fatti nelle cose, non farmi film mentali. Purtroppo mi è successo tante volte, anche purtroppo recentemente, di allontanarmi da una persona che per me prima era tutto. È ovviamente una sensazione bruttissima perché perdi tante abitudini anche che c'erano, no? Delle abitudini che magari siano radicate nella tua quotidianità. È brutto dover lasciare una persona, io questo non ho mai detto che sia facile, però alcune volte è doveroso, alcune volte è doveroso purtroppo, perché quando ci sono delle cose che ti fanno stare male e inizi a vedere più lati negativi che lati positivi di quella persona, vuol dire che
non funziona più il vostro rapporto. Quando vedi mancanze di rispetto a Gugu, cose che ti fanno stare male, inizia a chiederti: ma se questa persona sta facendo questa cosa è perché mi vuole bene o perché c'è un qualcosa che non va probabilmente in lei, o forse è qualcosa che non va in lei è dovuto al fatto che non si trova più bene con me. Inizia a porti qualche domanda anche tu, cioè nel senso: perché questa persona fa così? Perché il problema sono realmente io o forse lei che non si sa più comportare con me? Perché ci sono delle volte che negli anni le persone cambiano, iniziano a comportarsi in maniera anomala, ma non perché sono pazzi, ma perché tutti noi cresciamo, iniziamo a pensarle in maniera diversa, magari determinate persone non ci stanno più a genio. È del tutto normale questa cosa, non bella ma normale. Quando mi trovo a chiudere un rapporto di amicizia è perché io ci ho pensato tanto tanto tanto, ma tanto, quindi ci sono stata male, ho sofferto, ho pianto, mi sono dispiaciuta tanto, mi sono sfogata magari con le persone a me care come un familiare. Quindi nel momento in cui io arrivo alla consapevolezza di dover tagliare quella persona nella mia vita, non dico che è facile, perché non è assolutamente così, non sono un robot. Però già aver maturato tutta quella consapevolezza nei mesi per cercare di capire cosa fare, nel notare che le cose non andavano più bene, che allora a quel punto forse il lasciarla andare, dopo che la lasci andare, diventa un po' più facile. Proprio perché magari ti sei interrogata mille volte, ti sei fatta mille dubbi, mille pensieri, forse quella dopo che l'hai lasciata, perché lasciare non è facile, ma dopo che l'hai lasciata forse quella diventa la parte un po' più, passami il termine, semplice. Ma in ogni caso, io lo dico sempre, tutto passa con il tempo, cioè circondatevi di persone che vi vogliono bene, con cui anche magari potete parlare di questa cosa per farvi consigliare, per sentire il loro pensiero, non che per forza debbano darvi ragione, ma che almeno riuscite a parlare con qualcun altro della situazione, perché è bello sfogarsi e parlare con gli amici, confrontarsi e capire anche chi sbaglia secondo loro. Ariel 962023, cos'è per te l'amicizia vera? L'amicizia vera per me è un rapporto di persone nelle quali non c'è del marcio, non c'è l'invidia, c'è il rispetto, c'è il volersi bene, c'è il sostenersi. Può essere stupidamente anche commentare una storia appunto su Instagram dicendo: ah, come stai bene, al ah, come ti sta bene questo vestito, veramente dalle cose più piccole al sostenersi ovviamente anche in casi più gravi. E l'esserci per l'altra persona, avere questo legame che non è di sangue ma è come se lo fossi, perché tu provi davvero del bene nei confronti della tua amica, del tuo amico, e c'è un bene profondo. L'amicizia è un concetto molto bello, però allo stesso tempo tanto difficile, perché è forse più facile trovare un fidanzato che neanche un buon amico o una buona amica. Sempre Ariel 962023 mi chiede: atteggiamenti che ti danno fastidio da parte di un'amica. Mi dà fastidio quando non c'è inclusività, quindi non ti chiama per uscire. Mi dà fastidio quando una persona non ti sostiene, ma anche banalmente dicendo: oddio, come stai bene in questa foto, rispondendoti a una storia così a sorpresa. È sempre bello ricevere un complimento, eh. Mi dà fastidio quando ci sono mancanze di rispetto. Mi dà fastidio quando non ci si autoanalizza, quando si discute. È normale litigare, ma l'importante è arrivare a un punto di incontro anche analizzando se stessi e capire dove si sbaglia. Mi dà fastidio la presunzione, mi dà fastidio la falsità, mi danno fastidio tantissime cose, non ce n'è una che mi dà fastidio, sinceramente ce ne sono troppe. Troppe, perché vi dico la verità, io mi reputo un'ottima amica, io ci sono sempre per i miei amici, sono sempre disponibile, a qualunque orario mi chiami per sfogarti ci sono, ovviamente quando posso in base ai miei impegni, se hai bisogno di me io ci sono, quindi io do tanto e mi aspetto anche tanto dai miei amici. Se io dessi poco, allora giustamente mi aspetterei di meno. Ma non è così. Mars Profile: nella nostra generazione i rapporti sono spesso molto frivoli. Come instaurare amicizie durature? Sei stupenda. Allora, non ti so dire come instaurare amicizie durature, perché con alcuni miei amici le ho, con altri non le ho più, con altri non è ancora duratura, ma magari ci sono amica da tipo un paio d'anni, così, che comunque beh, tanto, però per me duratura vuol dire tipo amici da 10 anni. Con il tempo, e tu mi dirai grazie, scorre il tempo, l'amicizia dura di più. No, perché con il tempo tu impari a capire quali sono i difetti dell'altra persona,
cosa non devi toccare nell'altra persona perché capisci quali sono le sue debolezze, come comportarti nei confronti di quell'altra persona, perché magari il comportamento che ho con un mio amico non è lo stesso che ho con un altro, ma non perché io sia falsa o perché ho una maschera in base a con chi mi frequento. Io sono sempre la stessa, però so quali tasti devo toccare una persona e quali no, qual è il modo di scherzare giusto con un altro piuttosto che con un'altra ancora. Quindi con il tempo tu capisci tante cose della persona che hai di fronte. Secondo me i valori sono la base di un'amicizia. Quando una persona valori non li ha, è difficile ovviamente. Quindi questo mondo ha dei rapporti frivoli perché si sono persi i valori, non ci sono più. Quindi perdere i valori vuol dire anche non instaurare rapporti seri. Andiamo avanti. Crisi 547. Da cosa capisci se l'amicizia è tossica o buona? Dagli atteggiamenti, dai modi di fare, dal modo di rispondere, dal modo di comportarti. Ci sono amicizie che partono benissimo e poi diventano tossiche. Sta a te riconoscere e capire cosa fa per te, cosa vuoi al tuo fianco, cosa ti fa stare bene, cosa non ti fa stare bene. Ci sono tante persone che hanno dei lati tossici, tutti abbiamo un po' un lato tossico sotto qualche punto di vista. Bisogna capire se l'altra persona lo accetta e ovviamente qual è il grado di tossicità. Non è che se sei tossico allora troverai una persona che ti accetta. Devi anche appunto fare un po' di autoanalisi su te stessa. Un rapporto è buono, non c'è invidia, non ci sono cose cattive, non ci sono cattiverie. È un rapporto comunque sano di persone che si vogliono bene, che nonostante il passare degli anni si comportano sempre in maniera perfetta con te. E perfetta non vuol dire, ripeto, non litigare. Perfetta vuol dire sempre senza mancarti di rispetto, sempre appunto con un certo tatto e una certa attenzione nei tuoi confronti. Rosy DB, se mai un giorno dovessi diventare mamma, cosa pensi che farebbero le tue amiche o tu al loro posto? Io le ho perse tutte quante un mesetto dopo aver partorito. Tu al mio posto come mi consigli di reagire? Innanzitutto, al posto tuo mi farei un bel pianto per il semplice fatto che vuol dire che quelle amiche non erano delle tue vere amiche, perché se una mia amica dovesse rimanere incinta, nonostante insomma siamo molto giovani, io non la lascerei così, non l'abbandonerei di certo solo perché è rimasta incinta. Anzi, è stata una sua scelta e un qualcosa che sicuramente le cambierà la vita. Poi che io sono d'accordo o meno, non sono io a doverla giudicare, non sono io a dover rinunciare alla nostra amicizia solo perché avrà un figlio. Cioè, per me non ha senso questa cosa. Quindi vuol dire che mi farei un piantino al posto tuo perché le tue amiche non erano delle vere amiche. Fossi in te, proprio cancellerei il loro numero e non rivolgerei mai più la parola a nessuno. Ricordati che le amicizie si possono sempre rifare, non è che siete sposate. Ovviamente però capisci anche se le tue amiche hanno chiuso con te solo perché è colpa loro, se anche tu hai fatto degli sbagli che magari hanno portato queste amiche ad allontanarsi da te, perché come vi dico sempre, bisogna capire se si può essere il problema della situazione. E sono convinta anche che molti miei amici, io ho più amici maschi che femmine, vi dico la verità, non mi abbandonerebbero solo perché, insomma, ho fatto un figlio. Uno non può mai mettere la mano sul fuoco perché, vedi, è successo a te, poteva succedere a qualcun altro. Uno non ci può mai scommettere su queste cose perché non sa come si comportano le persone in determinate dinamiche. Poi, sempre Rosy DB mi dice anche comunque grazie per tenermi sempre in compagnia. Un bacio enorme e se hai bisogno di parlare con qualcuno, tu scrivimi Rosy senza problemi su Instagram in direct e chiacchieriamo un po'. Comunque, questo Get Ready With Me a tema amicizia è finito. Spero che vi sia piaciuto. Indicatemi altri temi nei commenti così la prossima volta li realizzo. Se vi siete persi anche il Get Ready With Me a tema amore o a tema dieta e come ho perso 11 kg, lo trovate sul mio canale, andateli a recuperare. Un bacio enorme e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti e seguimi su Instagram e su TikTok. Ciao!